Ciao a tutti! Oggi prepareremo la terrina di salmone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti più 4 ore di riposo in frigo. Gli ingredienti sono salmone affumicato tagliato a pezzettini, colla di pesce, prezzemolo, formaggio spalmabile, parmigiano, sale, pepe e panna da cucina. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il prezzemolo e il parmigiano. E lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Dopodiché riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il formaggio spalmabile, il sale e il pepe. E facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 6. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. In un pentolino scaldiamo la panna da cucina e sciogliamo la colla di pesce ben strizzata girando bene con un cucchiaio. Dopo aver sciolto bene la colla di pesce, versiamola nel boccale. Aggiungiamo 150 g di salmone tagliato a pezzettini. Facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 6. Il composto è pronto, andiamo adesso a comporre la terrina. Abbiamo foderato uno stampo con pellicola trasparente. Lo stampo è da 25 cm. Mettiamo sul fondo i ritagli di salmone. Livelliamo bene. Versare il composto del boccale e livellare bene. Livellare bene. Coprire con pellicola trasparente e riporre in frigo per almeno 4 ore prima di servire. La terrina è pronta, rimuoviamo la pellicola. Trasferiamo in un piatto da portata e serviamola. Terrina di salmone. Grazie e alla prossima ricetta.